E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi, come potete vedere qui da questo cricchetto, ho comprato un braccio, diciamo, per il microfono che sono sicuro che amplierà infinitamente la qualità dell'audio. Non so parlare, a quello purtroppo non c'è rimedio. Oggi siamo con il nostro War, siamo su World of Warcraft e siamo ad Undercity. Perché siamo ad Undercity? Perché ho appena consegnato la questa, non penso la vedremo mai, ok, Sylvanas. Mi ha detto di andare praticamente qua a Northern... come cazzo si chiama? Northern Barrens, che sarebbe le Barrens del Nord. E noi ci andiamo. Quindi mi scuserete se d'ora in poi avrò questo cricchetto di fianco, ma per adesso non ho trovato altra sistemazione per la cam per magari non farlo vedere. Però comunque fa figo, no? Non fa un po' studio, tipo? Dai, non è così malvagio. Io con questo War ho la stone ancora a Pandaria, voi pensate? Dice, ma che cazzo tieni la stone a Pandaria? Invece è comodissimo perché la città si carica velocemente. Ci sono tutti i portali e noi andiamo a Orgrimmar. Dato, scrivetemi nei commenti cosa ne pensate di queste prime pre-patch, di questi primi cambiamenti, magari dei talenti, oppure della vita, dei danni, del leveling. Ditemi quello che ne pensate, così riusciamo a scambiare anche qualche opinione in più. E eccoci qua, wow, un'armata atomica, che figata, bellissimo. Qua c'è il nostro High Overlord. Ci fanno fare tutti i giretti a destra e a sinistra. Forse ci fanno radunare tutti. Intanto un Ford Horde volante è volato là. E comunque sì, nel prossimo video finisco la campagna in alleanza. Scusatemi, ma è uscita proprio queste cosine, la pre-patch, proprio quando devo finire il video. Quindi mi scuserete, compagni miei, l'alleanza, ma arriverà, tranquilli. Tanto praticamente c'era solo rimasto da avere Kul'Tiras. Ok, dovremmo praticamente esserci perché mi dice che dobbiamo andare qua, però... Lo cazzo, devo andare dentro l'albero? Ma pensa tu, guarda qua. Dobbiamo assaltare questi posti qua. Ah, dobbiamo stare still, ho capito. Io stavo svolazzando col drago. Vai. Ma siamo anche il capitano qui, vai. Oh, che sta succedendo? Incaricamento. Ah, ci sparano, ok. Allora, abbiamo preso la quest... Chi è Sylvanas? Oh la madonna ragazzi, guarda qua, arriva tutto l'esercitino. Si parte? Si cazzo parte? Ah, mi sa che attaccano tipo da più fronti, noi da qua, gli altri dall'altra parte da qua. Il nostro obiettivo è esattamente questo ragazzi miei, perché oggi si va ad assaltare Darnassus. Oh, ecco qua l'avamposto, dobbiamo trovare tutti i comandanti e parlarci. Uno sta qua dentro a quanto vedo dalla folla. Ok, abbiamo parlato con l'Innkeeper addirittura. Poi qui c'è l'altro comandante, ci parliamo, un altro sta qua dentro. Weaponsmith. Dobbiamo tornare alla cretina? Sì. Bene. Che cazzo è quel robo là sopra? Mai visto? Allora, vedo che comunque qui il panico è già stato creato, proprio hanno asfaltato tutto. Vabbè, è stato facile. Niente, praticamente ci fanno rimbalzare a destra e a sinistra come se non ci fosse un cazzo di domani. Vabbè. Che ci stiamo facendo strada praticamente verso Darnassus. Oh, siamo arrivati al punto che... what the fuck? Non lo so. Oh, chi è questo? Ah, semplicemente Malfurion. C'è stato un agguato nell'alleanza. Madonna, mi caghiamo, falliti. Crepate tutti. Cioè, questo è il massimo che potete fare. Wow. Cioè, per ammazzare Sylvanas voi avete preso due soldatini di piombo random. Ma per favore, dai. Ma per favore. Questo non era sufficiente nemmeno per ammazzare a me. Stanno arrivando continuamente, però. Li asfaltiamo, sono mega easy.
Faccio più danni io dei Sylvanas, non te vergogni? Continua ad arrivare uno a uno. Ok, abbiamo vinto. Ok, ci fanno andare sicuramente da qualche altra parte. Sì, infatti. Ok, siamo tornati qua all'avamposto e ci sono un miliardo di persone. Si parte? Che cazzo è? Let's fly. Possiamo controllarlo noi, che figata. Madonna, mi ammazzo tutti, merdi. Pam 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 pam. Ah, perché qui c'è questa barriera che Malfurion aveva fatto. E noi invece lo cacchiamo. Ah, questi sono gli alberi da ammazzare. È molto crudele come cosa, però. E via, easy. Cazzo, è rimasto il puntatore nonostante non c'ho più il spell, però va bene. Va bene. Dobbiamo distruggere, proprio missione semplice, distruggere le forze dell'alleanza Darkshore. Eccola qua la nostra squadra, pronta a fare un po' di culi. Passiamo attraverso questo muretto. Ah, ci ha fatto, ci ha creato un barco praticamente, la buon Sylvanas. Che cazzo, vedo che qualcun altro già era passato qui comunque. Allora, Night Elf Forces, quindi classico, dobbiamo ammazzare tutto e tutti. E l'altra... Ah, dobbiamo dare fuoco a... Va bene, le loro cose. Ah, e questa ragazzi ve la risparmio, tanto è proprio la classica quest normalissima. Ammazza e dai fuoco. Proprio che risale, penso, a vanilla. C'è qualcuno che mi sta punzecchiando, ma guarda quella là sopra. Ma vaffanculo, va. Allora, ammazziamo questa balestra e dovremo esserci. GG. Allora, a te Silvana, sono spianato tutto e tutti. Adesso che mi dici... Dobbiamo eliminare Sentry Hall. Ah, vabbè, dobbiamo eliminare altra gente. Niente, dobbiamo sterminare mezzo mondo. Vabbè, fondamentalmente la guerra, ragazzi, questo è. Pure questa me la risparmio, perché sono semplicemente io che ammazzo roba. Cazzo, come pet, questo sarebbe veramente figo. È praticamente uguale a uno Spirit Beast. Allora, quella cagatina volante là dovrebbe essere l'ultimo. Quello era tipo un guardiano, ma mi sa che è morto, non lo so. Però era tipo un guardiano, mi sa. Oh, voilà. Abbiamo fatto. Sylvana che si muove random, ok. Burning Ancient, chi cazzo è? Ah, ok, è il guardiano che vi dicevo prima. Adesso aspettiamo che respawni. Il polletto. Eccolo. Aie. Dai che te cacchiamo in testa. Un albero che sputa fuoco comunque è veramente una comica. E voilà. Anche lui abbiamo spianato al suolo. Allora, dobbiamo ammazzare altri 10 polletti. Cioè questi qua. E dobbiamo piantare anche... Boh, dopo lo vedo. Ah, delle bandiere. Semplicemente. Ci arrivo da qui? No. Ecco una bandierina. Ecco un'altra bandierina. E l'ultima. Comprensivo dei due stronzi che mi sono rimasti da uccidere. Lightstorm. E voilà! Next quest, please. Stiamo avanzando, cazzo. Non so se vi... Adesso mi regolo, però non so se vi porto tutto in un video solo, perché ho paura che dopo diventa troppo lungo. Ok, altra quest in cui praticamente dobbiamo solo ammazzare gli elfi. Ah, qui c'è la Zerite. Come cazzo ci è arrivata la Zerite qua? Allora, questa è l'ultima Zerite da prendere. Fortunatamente, ragazzi, alla fine il War Fury, anche con un equip del cazzo, cioè quello che ho io al momento, fa abbastanza danni. Cioè, me la gestisco abbastanza bene. Potrei ammazzare anche 3-4 mob insieme, forse, senza crepare. Comunque, questo druidino che stiamo ammazzando in questo momento è l'ultimo. Che in realtà non è un druidino, ma è un arciere. Non è vero, non devo andare a Sylvanas, ma devo andare dall'ugnometto. Dal goblin, scusatemi. Eccoci. Si vola? Si vola! Si vola! La madonna, qui c'è il delirio! Spariamo a Zerite. E na madonna, vi disintegro. Brutti polli. Eh sì, praticamente là c'è il fronte dell'Orda e qua c'è il fronte dell'Alli. E io adesso qui faccio un macello. C'è un proiettile, c'è lo spell numero 2 che fa tipo 60k di danni. Madonna, vi sbollo. Adesso qui facciamo una mega bomba. Super onomatopeico come sempre. Ma devo ammazzare gli anziani. Ah, cioè questi. Fai così. Boom. Dai che stiamo avanzando, ragazzi, eh. La Gemma al Furion, incazzatissimo. Ok. Qua c'è Sylvanas. Che cazzo è? Adesso ci stanno le War Quest.
ho l'impressione che fino a che non esca Battle for Azeroth, veramente qua non ci fanno andare avanti. Infatti mi sa proprio di no. Però, oh, qui ci stanno delle war quest che danno veramente dei gear non male, 220, 210. Cioè, guardate che schifo che c'ho io, cioè, 180, 184. Quindi ragazzi, io per questo video vi saluto. Grazie mille per la visualizzazione, sicuramente questo video è venuto più lungo del solito, però giustificatemi. Ci vediamo al prossimo come sempre. Ciao a tutti ragazzi.